Mi sono iscritto a danza, l'ho fatto per la panza, la trip era un po' troppa, a volte il troppo stroppia. Sì, l'ho fatto per la panza, avevo troppa panza, mi sono iscritto a danza, mi sono appassionato e questo è il risultato. Dai, vi insegno un po' di mosse, così ci divertiamo e poi magari vi cala la panza anche a voi. Il giro della trottola, il salto del canguro, il volo della lodola, le mani contro il muro, il passo del cammello, il gambero che rema, il topo e pazzerello e l'elefante trema. Il giro della trottola, il salto del canguro, il volo della lodola, le mani contro il muro, il passo del cammello, il gambero che rema, il topo e pazzerello e l'elefante trema. Popolo di Cecchina! Che spettacolo! Quattro tacche, hip hip! Eccoci qua! Oh! Mannaggia la Peppa! Mannaggia la Peppa! Ma si può dire oggi mannaggia la Peppa? Oggi sì, ce lo passano, come no? Sauro, quattro tacche, negozio di telefonia a Cecchina, tipo il sindaco di Cecchina. A proposito di sindaco! C'è anche un amico nostro? Buonasera maestro, bentornato. Buonasera a tutti, buonasera, buongiorno, benissimo, grazie, bene. Alla come grande. Va col Tevere quest'anno? Con tutti i bambini, dicono che è freddo quest'anno il Tevere, sì. Quest'anno cambiamo mira, oltre alle questioni ambientali portiamo anche il caso Stamina, quindi tantissimi malati di malattie neurodegenerative saranno con noi sul Tevere e simbolicamente insieme a me si butteranno da Ponte Cavour. Ma che bello, bravi, fate un applauso, queste sono cose importanti. Bravi! Ciao Nicolas, saluta mamma a casa, saluta qua. Tiè, è il clone, lo hanno clonato. Il clone di Carabella. A proposito di familiari, che qui c'è un assist sull'assist. Applauso per mamma Saura che sta qua dietro, eccola! Eccola qua la mamma di Sauro, la mamma Saura. Peppa, poi ci vengo da te. Fai ciao a casa, Peppa. Saluta a casa. Hai visto? Per la gioia di grandi e di piccini, ma che avete combinato oggi? Che non si passava? Con i ragazzi dell'animazione ci siamo dati un altro step, sapevamo che funzionava l'amica Peppa e ci siamo adoperati un po' tutti, spingendo anche Emanuela nell'andare ad acquistare questa mascotte strepitosa che ha convogliato tantissime persone. E insieme a Simone stiamo iniziando un percorso che intendiamo portare avanti con tutte le forze. Lui ha sposato molte cause di sociale importantissime per tutti, le porta avanti da tempo. Io faccio il possibile per regalare sorrisi ai bambini. È ora che due giovani, e non solo, perché ce ne sono molti altri come noi, si mettano insieme e facciano capire che così si va lontano. Bravi ragazzi! Rivoluzione, ci sto pure io, dai, la butto lì! Namo, cambiamo sto paese, che c'è da fare! Parliamo invece di bambini, parliamo invece di animazione. Dove sta Memole Benji? Valentini, vieni qua! Valentina, vieni! Fate un applauso a queste ragazze che sono uno spettacolo! Vieni, ciao a casa, Valentina! Ciao a tutti! Memole e Benji, animazione, trovate pure su Facebook. Memole Benji, animazione bimbi. Allora, io devo dirvi sta cosa. Sono state, lo posso dire? Sì, certo, come no. Le responsabili dell'animazione del mio matrimonio, troppo forti, grandissime, brave. Oh. Abbiamo preso altri tre matrimoni, complimenti che fioccano come bravi l'acqua oggi. Bravi loro, veramente, se avete dei bambini e volete organizzare una festa di compleanno con le mascotte, Topolino, Topolina, Paperino, chi c'è? Minnie, Topolino, Paperino, Paperina, Pippo, Winnie the Pooh e Peppa Pig. Eppure, mannaggia la Peppa, bene. Volevo anche salutare il mio amico Fabrizio. Peppa, me lo saluti a Fabrizio. Bravo. Allora, parliamo di quattro tacche. Allora, io non vorrei che passasse, diciamo, in sordina il discorso della telefonia, perché, oh, per carità, no, è un momento importante, sono usciti tanti telefoni, si avvicina il Natale, quindi ci sono nuove offerte. Si avvicina il Natale, i gestori sono pronti, settimana prossima non so quando verrà trasmesso, però diciamo che ci saranno tutti i canvas nuovi, speriamo che i gestori ci diano gli strumenti per accontentare, per andare incontro a tutti i cittadini che in un momento di crisi magari la vedono stretta anche dal punto di vista economico. Senti, risparmiando sul cellulare. Che per noi, per me che sto ignorante. Canvas per i comuni mortali sono quei pacchetti che vedete cambiare in continuazione di mese in mese. Parla per noi potabile stampatello, canvas tu lo sapevi? Canvas, assolutamente no. Allora, bene. In inglese brulate, insomma. Il mio amico Sauro Sinapiti, qualche cognome perché
anche su Facebook e diciamo il rapporto per andarlo a contattare anche per anche vedere poi quello che accade per le foto, per i bambini, per i video, per tutto quanto. Sauro Sinapi su Facebook, esce fuori la scritta 4 tacche, non vi potete sbagliare. Io signori in chiusura voglio ringraziare veramente tutta Cecchina che sono uno spettacolo, oggi nonostante la pioggia veramente hanno fatto veramente tanto. Ma a proposito di ringraziamenti, c'è una cosa che io e Sauro mi aveva detto, non lo dire perché poi c'è una cosa che mi spiace. C'è stato un regalo molto bello che io ce l'hai qua Sauro, l'hai preso? Vai che c'è la mamma Saura. Facciamo arrivare immediatamente e facciamo un in bocca al lupo. È arrivata una bellissima targa che un vostro amico vi ha regalato, sì, giusto? Sì, abbiamo fatto aprire all'amico Daniele, ha inaugurato ieri il suo centro telefonia, anzi se ci raggiunge ve lo faccio conoscere. Se mi date 2 secondi e mi ha omaggiato di questa bellissima. Eccolo Daniele, pensiero. Vedi che già ti ha copiato, che a me ha scritto Daniele, grande! Daniele Space Shell, quindi Space Call. Scusa. Daniele, in bocca al lupo e complimenti per la targa. Saluto Crepi Lupo, grazie. Ciao mamma. Ciao mamma, ciao a tutti. Il Natale di Campoleone per quanto riguarda la telefonia, speriamo che vada bene anche per l'amico Daniele e la sua compagna Lynn. Ciao, allora ci siamo, saluti finali, 1, 2, 3, capisci che porta fortuna, bambini, guardate qui. C'è Peppa, 1, 2, 3, capisci, bene, ringrazio 4 tacche, ringrazio il mio amico, oh mi raccomando grazie, fate qualcosa di buono, 1, 2, 3, capisci, applauso.